Stamattina leggevo un paio di pagine dove c'era il riassunto della vita di uno dei santi di oggi. Oggi il santo più importante che si celebra è San Biagio, che è invocato specialmente per i problemi alla gola. Però c'è un altro santo pure importante di cui oggi si celebra la memoria e si chiama Santo Onorato. Qualcuno dice, ma quello di San Montuale, ma... Eppure, quanti santi! Neanche io, guardate che è da una vita che, diciamo, studio, leggo, mi aggiorno. A volte capita che su qualche rivista spunta un santo che non conoscevo, sono tanti. E questa è una ricchezza. Quando qualcuno mi dice che nella Chiesa ci sono troppe cose storte o troppa gente che commette peccati, voi dovete rispondere, ma ci sono tanti santi. Bisogna fare con la Chiesa come si fa con i figli. Non è che i figli sono soltanto delinquenti o lazzaroni. Anche che abbiano molti difetti, una madre che cosa fa? Quanto e quanto me lo dico, mio figlio in fondo è buono, magari cattivi amici, però ecco, quando qualcuno ha da dire cose brutte sulla Chiesa, voi dovete, ma ti sei dimenticato che nella Chiesa ci sono tanti santi. Vediamo quanti santi conosci e li sfidate. Può anche darsi che magari conosco 2, 3, 4, 5, 10. I santi sono migliaia e migliaia. Ecco, Santo Onorato. Perché sto citando questo santo? Perché era un uomo che a un certo punto lesse il Vangelo e c'era scritto che bisogna rinunziare a tutti i propri averi per poter cominciare a servire Dio. E allora lui fece così. Vendette tutto quello che aveva, lo distribuì ai poveri e disse: voglio vivere una vita di preghiera e di contemplazione. E che cosa fece? In Francia, se voi guardate la carta geografica della Francia, sopra, tra la Francia e la Sardegna, meglio ancora, e la Corsica, ci sono tante piccole isole che ora sono paradisi, perché sono, diciamo, l'industria del turismo le ha rese bellissime, piene di fiori, un incanto, con ville meravigliose. E a quel tempo però era, siamo con Santo Onorato, verso la fine del 300, i primi del 400. L'Europa era, come dire, aggredita da tanti popoli barbari. Proprio in quel periodo, poco dopo, in quella zona vennero per esempio dei popoli che venivano dall'Oriente, si chiamavano Burgundi. Ora Santo Onorato scelse l'isoletta di Leren. Non c'era niente. Qualche filo d'erba, qualche alberello selvatico, la campagna completamente abbandonata, vipere e serpenti velenosi in abbondanza,
E lui ci andò e cominciò a poco a coltivare la terra e addirittura costruì un monastero. Voi ci siete mai stati a San Martino delle Scale? San Martino delle Scale c'è un monastero che non finisce mai. Ora, specialmente da alcuni anni, è stato restituito al monastero dei monaci tutta un'ala che era occupata da altri preti che badavano con i ragazzi. Poi questi preti si sono ritirati ed è un palazzo immenso, costruito molti e molti anni fa, mi pare del 1700. E al pian terreno di quel palazzo c'è una statua di marmo di San Martino col cavallo che con la spada taglia il mantello e giù il povero che riceve il mantello di San Martino. Sant'Onorato fondò un monastero dove a poco vennero tanti monaci, ma tanti. Cominciarono a coltivare la terra, fecero scomparire le vipere e i serpenti velenosi, costruirono ponti e fecero di quell'isola un'isola di paradiso. Direte voi quanto tempo ci impiegò Sant'Onorato per questa trasformazione? Io stesso, quando lo leggevo stamattina, mi meravigliavo. 2 anni. In 2 anni trasformò tutta quella zona, un po' perché lui era un uomo tenace, di grande buona volontà ed era capace di fare tante cose, ma soprattutto perché il Signore lo illuminava e lo sosteneva, perché noi quando facciamo qualche cosa purtroppo contiamo solo sulle nostre forze, e invece no. Dobbiamo contare sulla potenza dello Spirito Santo che ci aiuta, se noi lo chiamiamo. L'altro giorno mi venne a trovare una persona, un uomo mi sembra, o un giovane, maschio era, e dice: io mi sento sventurato, ho tante disgrazie, ho tante cose che non mi funzionano, mi deprimo e a volte bestemmio. Perché Dio permette queste cose? Io ho fatto con la mano così, dico: ma dimmi una cosa, tu degno sei di nominare il nome di Dio? Lo bestemmi, prima lo bestemmi e poi ti meravigli che Dio non ti aiuta? È un modo di parlare sbagliato. Ci siamo. Mio padre non bestemmiava mai per nessun motivo, anche quando le cose gli andavano molto storte. Anzi, quando vedevo qualcuno che bestemmiava, lo rimproverava. Mi ricordo una volta assistetti a una scena. Mio padre stava andando a prendere il mulo che dovevamo andare in campagna e un vicino di casa cominciò a bestemmiare perché le cose gli andavano storte. E mio padre gli fa, si chiamava Peppino, ancora me lo ricordo, quel signore. Dice: Peppino, dimmi una cosa, se tu io passo e tu hai bisogno di usare un sacco il mio muro e mi dici: porco, aiutami, io ti aiuto. Dice: no. E se tu dici parolacce a Dio, Dio ti può aiutare mai? Cacchignolante sì. Un cristiano senza paura, anche perché mio padre era un uomo molto stimato, molto ben voluto, non solo dai colleghi campagnoli, ma anche dai vicini di casa, e avevo pure tanti amici. È importante che noi teniamo presente che in quello che facciamo dobbiamo sempre chiedere l'aiuto di Dio, sempre, sempre. La nostra preghiera più bella è anche quella più veloce, che uno subito la pronuncia: Signore aiuta, Signore aiuta.
Sapete che è bello quando in una famiglia, per esempio, una bambina sta facendo i compiti, a un certo punto si interrompe e dice alla mamma: mamma, mi aiuti? Bello, una cosa meravigliosa. Quando si ama una persona, si è sempre felici di aiutarla. Ma siccome Dio ci ama, se noi chiediamo aiuto, Dio è felice di aiutarci e ci ama di più, perché lo invochiamo, lo chiamiamo. Come dice la Bibbia, il nostro aiuto è nel nome del Signore, egli ha fatto cielo e terra. Che significa? Se Dio ha fatto il cielo e la terra, che è una cosa potente, che noi che cosa vediamo? Quel fazzolettino di terra che pratichiamo durante la nostra vita. Magari qualcuno avrà avuto la possibilità di fare dei viaggi, è andato magari lontano, in America, a Milano, in Germania, in Francia, qualcuno addirittura in Africa. Il mondo è grande. Ma se voi guardate il cielo, con tutte le stelle e i 9 pianeti che, diciamo così, fanno parte della nostra costellazione, che si chiama Via Lattea, se ricordate la geografia, e la Terra quant'è? Una pallina piccola, piccola, piccola. Quando voi pensate che in proporzione, se la Terra è così, Giove è così, che è il pianeta più grande, ci siamo, ed è pure un pianeta che fa parte di questa costellazione della Via Lattea, dove ci sono milioni di stelle e ci sono 9 pianeti, anzi, forse ne hanno scoperto qualche altro e sempre scoprono cose nuove. Il Signore ha fatto il cielo e la terra. Lui che ha fatto il cielo e la terra, che è potente, anzi onnipotente, se noi lo chiamiamo ci aiuta. Qualcuno potrà dire: ma io a volte lo chiamo e lui non mi aiuta. Avrà i suoi motivi. La fede in che cosa consiste? Nel capire che se il Signore in questo momento non ci aiuta per quello che noi chiediamo, un motivo ci sarà. Silenzio, continuiamo a fare quello che dobbiamo fare, mai prendercela con Dio, mai. Nessuno deve mai dire: perché il Signore permette questo? Quando mi è morta l'ultima mia sorella, che aveva 14 anni, mia madre era disperata. E andò a confessarsi con un prete anziano, si chiamava Padre Ciro. Come Padre Ciro l'ho pinto Marineo, il nome Ciro, specialmente dalle persone dai 50 anni in su, è molto diffuso. Padre Ciro, giusto fu che il Signore si pigliò le mie figlie. Tu cristiano, ero un prete semplice, semplice, ci fa mamma: signora, quando lei diventa signore, fare in altra maniera. Professore, sto signora, abbiamo. O Signore si vuole spiegare, avrà lì i suoi motivi. E mia madre si rassegnò, perché, e quando qualcuno diceva: perciò quattro figli te morirono, dice, mia madre rispondeva: facciamo finta io e mio marito che immaritiamo e se ne era America e arriveremo per ora, ma se il Signore vuole, quando muoro non avverrà niente. La fede ci porta sempre a non prendercela con il Signore, ad essere fermi nelle cose che riguardano il Signore, perché se noi camminiamo nelle vie di Dio, Dio è sempre al nostro fianco. Dio non ci abbandona mai, mai. Quante persone a volte aspettano, poi improvvisamente, quando meno se l'aspettano, si apre
una strada. Mi perdoni Rosy Ferraro, la sorella di Loredana che è messa qui davanti, e sua sorella Maria, perché Rosy aveva un problema grosso con qualcuno dei suoi figli e sempre pregava e mi diceva: padre Giacomo, come devo fare? Vedrai che il Signore ti aiuterà. E il Signore l'ha aiutato. Maria aveva pure un problema grossissimo con suo figlio Vittorio per motivi di affari, che suo figlio Vittorio fa il lattoniere, c'ha un grande magazzino, lavora con suo padre e con altri collaboratori, e aveva un problema serio perché insomma è un affare difficile, e si era quasi scoraggiato. Io dicevo: prega Gesù, che Gesù ti aiuterà. Quale fu la mia gioia quando la mattina mi telefonò: padre Giacomo, il Signore ha fatto un miracolo. L'affare che io pensavo che ormai non avevo più speranze si è concluso da sé, e come meglio potevo pensare. Bisogna avere fede. A volte si aspetta anni per avere una grazia. Io vi devo confessare che una grazia da parte del Signore l'ho aspettata per 35 anni. E sempre pregavo. Finalmente la grazia è arrivata, perché il Signore ha i suoi piani. Per il Signore un giorno è come mille anni. Lui vive nella dimensione dell'eternità, non vive nella nostra dimensione, che noi siamo abituati col mondo moderno, che vogliamo tutto e subito. Come fanno i ragazzi quando giocano con la PlayStation? Ma il mondo non è un gioco alla PlayStation. Il mondo è una sfera all'interno della quale Dio, nella sua provvidenza, guarda tutto e governa tutto. Dice il Catechismo di San Pio X: Dio lo conserva il mondo e lo governa con sapienza, potenza e bontà infinita. Noi siamo cattivi, Dio non è mai cattivo. Dio è l'amore, e Dio è buono, e Dio non fa mai del male. Siamo noi che facciamo del male. E quando noi la smetteremo di fare del male, il mondo si aggiusterà e torneremo al paradiso terrestre, come quando Adamo ed Eva erano felici prima di peccare. Ma il peccare o il non peccare non dipende da Dio. Come diceva Davide, e concludo, a suo figlio Salomone, prima di cedergli il trono del regno: ricordati che Dio ci ha dato i suoi comandamenti, le sue leggi, le sue prescrizioni, i suoi decreti. Cammina nelle vie di Dio e sarai felice. E così fu. Salomone, figlio di Davide, mentre camminò nelle vie di Dio, fu felice. Quando si fece corrompere dalle donnacce che si mise accanto, perché cominciò a essere vizioso nella seconda parte della sua vita, il regno di Salomone finì, perché morto lui, quel piccolo regno che aveva, che però era splendido, uno dei più importanti di quell'epoca, si divise in due, perché suo figlio non volle ascoltare i consigli delle persone sagge e tutto si spaccò. Ricordatevi che tutto si spacca quando noi non facciamo quello che Dio vuole, e che tutto invece si raccoglie, si unisce e cresce quando noi camminiamo secondo le vie di Dio.